Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con voi per provare nuovamente nuovi snack che non vedevo l'ora di provare, e questi qui li ho presi a fine marzo quando sono andata a Foligno, e gli oggetti in questione li ho presi in un negozio che si chiama OF. Vi metterò da qualche parte il negozio di cui sto parlando, che praticamente è l'acronimo di oggetti fantastici, praticamente tipo animali fantastici della saga di Harry Potter. E praticamente ho preso queste due cose, cioè in realtà ho preso anche altre cose, però le vedrete in futuro. Di cose da mangiare ho preso solo questo, c'erano un bel po' di cose, però ho deciso di prendere questo perché mi sembravano cose un pochino particolari. Allora, le cose in questione sono, preparatevi perché una delle due cose è molto strana e tra l'altro credo che sia scritto tipo in thailandese, quindi non si capisce niente. Una è questa. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa, è sempre della Glico come Mikado, perché ovviamente la Glico in Asia va moltissimo. Allora, dietro ovviamente per fortuna c'è un'etichetta in italiano con tutta la traduzione. Allora, praticamente c'è scritto Pret's Harvest Biscuit Stick Tom Yum Flavor, stack al gusto Tom Yum. Io ho pensato comunque fossero tipo gamberi, aragoste, oddio non vorrei sbagliarmi. Comunque questo è il disegno, per farvi capire, ho pensato fosse tipo una zuppa di pesce, diciamo, cioè il sapore comunque dovrebbe essere questo, e non so se è piccante perché spesso le cose thailandesi sono piccanti, quindi boh. Andiamo a leggere gli ingredienti insieme. Farina di frumento, grasso vegetale, cioè palma, condimento Tom Yum 6%, citronella, galanga, foglie di kombava. Cos'è questa roba? Citronella tra l'altro, ok. Grassi vegetali, olio di palma emulsionato, esteri di glicole, propilenico, degli acidi grassi, va bene, antiossidanti, tocoferoli, non ne ho mai sentiti, zucchero, gamberi, ok, gamberi sono uno degli ultimi ingredienti, bene, farina di frumento integrale, lievito, amido modificato, correttore di acidità, esaltatore di sapidità, antiossidante, può contenere tracce di orzo, avena, segale, crostacei, pesci, arachidi, soia, latte, vabbè, tutto praticamente. E vabbè, niente, poi c'è scritto qui dove è fatto, prodotto in Thailandia ovviamente, perché c'è scritto tutto in thailandese. Qui c'è anche il sito di riferimento, che tra l'altro .biz, che vuol dire Thailandia, boh. Allora, i valori nutrizionali per 100 grammi sono, oh mio Dio, a parte che 100 grammi, cioè questo da quant'è? 23 grammi, quindi vabbè, 100 grammi sono tantissimi. E praticamente, vabbè, questi sono 478, ma dovrei mangiare un sacco di questi, quindi no. Grassi 17,4. Di cui grassi saturi 12, carboidrati 65,2, mamma mia, zuccheri 4,3, proteine 13, sale 0,95 grammi, ok. Allora, qui c'è la cosina per aprirlo, come sempre con i Mikado, e voglio proprio andare a provarlo, anche perché, cioè, vabbè, immagino che sappiano tipo di pesce, gamberi e simili, però sono proprio curiosa. Vediamo. Allora, la confezione è comunque unica, quindi spero che siano buoni, perché altrimenti non li posso neanche richiudere. Allora, non ho idea di dove, da che verso aprirli, li aprirò così. Io so già che odoreranno, avranno un odore molto forte, me lo immagino. Allora, non so se aprirlo con le forbici, però... Siete pronti? Adesso vado ad annusarli. Allora... Non so perché, ma odorano di curry. Cioè, odorano di curry, ma neanche forse. Cioè, curry e paprika. Forse è più paprika che curry. Sono comunque tanti, sembrano quasi tipo dei grissini. Sono pieni di granellini sopra, tipo le pizzette, quelle che si comprano già fatte. Mamma mia, dovrò lavarmi le mani. Cioè, sembrano i salatini. Non so come farveli vedere, ma sembrano salatini. Allora, hanno un po' di lime, perché vabbè, nel disegno c'è il lime. Sono buoni,
Però sono, sento il piccante e ne ho mangiato uno solo. Sono buoni, ma secondo me non sanno molto di pesce. Sono buoni, un po' piccanti. Comunque sono buoni, ma cioè principalmente sanno solo di lime, non sanno di pesce. Cioè sanno solo di lime. Lime piccante praticamente, quindi non so se questo condimento è proprio così, cioè magari sono spezie e lime. Dovrei cercare meglio per sapere esattamente che cos'è, perché io tipo il pesce non lo sento minimamente. Cioè, è vero che è uno degli ultimi ingredienti, il gambero, però comunque anche l'odore, boh. Vabbè, comunque questi sono buoni. Cioè, se mai dovessi ritrovarli li comprerei perché sono buoni. Secondo me sono adatti tipo alle feste di compleanno o anche tipo negli aperitivi, sono buoni. Però è molto improbabile che li ritroverò mai più. Cioè, quando mai avete visto una cosa del genere? Io personalmente mai. Perché mi fa veramente incazzare quando capita questa cosa. Che di nuovo io ero convinta di aver premuto play, invece non ho registrato niente. Praticamente il secondo snack che volevo far vedere, cioè questo, di aver fatto il video e tutto, invece non l'avevo fatto. La cosa in questione è questa qui, è un... Allora, io siccome qui all'inizio sentivo una barretta lunga, pensavo di snack che, se non sbaglio, avevo provato anche tempo fa, dove da una parte c'è una roba solida e dall'altra c'è una polverina. Che poi tra l'altro sto facendo un casino. Ok. E quindi ho pensato che all'inizio da una parte c'era tipo una roba tutta la mela e dall'altra parte una roba tipo alla mora, perché vabbè, penso che queste siano intese come more, visto che sono viola, diciamo. E invece no, perché da una parte c'è questo coso, come vedete si intinge, cioè sopra c'è scritto poi, cioè ve lo farei vedere, ma guardate che schifo, c'è scritto tipo, vabbè, che si lecca ovviamente perché è di zucchero, cioè una roba indecente ovviamente. Io non vi consiglio assolutamente di comprarlo, perché è una barretta di zucchero che si intinge in una polvere di mela verde e mora, e tutto quello che vi ho detto, cioè mora e mela verde, non sanno di mora e mela verde, ma sanno di zucchero e conservanti, perché ovviamente questa è una roba americana ovviamente. Dietro c'è scritto poco altro, tipo poi c'è scritto added sugar 20%, quindi proprio volo, cioè una quantità di zucchero assurda. E poi c'è scritto che ogni confezione ha 45 calorie, ve lo alzerei, ma siccome è aperto è un casino. Prodotto in Messico, tra l'altro distribuito da Ferrara Candy Company Chicago, cioè va bene. E vabbè, niente, questo è lo snack che vi ho mostrato. Cioè, mi dispiace che non mi ha registrato il video, convinta che l'avesse fatto. Avevo detto un sacco di cose, però ovviamente, cioè, non ci ho fatto caso e quindi mi ha fregato la macchinetta, bene? E volevo dirvi che comunque, cioè, questa cosa io non vi consiglio di comprarla, perché sa solo e solamente di zucchero, non sa esattamente di frutta. Cioè, ovviamente, come tante cose di questo genere, non è molto buono. Allora, se volete provarlo, lo prendete, ci sono anche altri gusti. Se non sbaglio lì c'era tipo amarena e qualcos'altro, ma a me non piace l'amarena, quindi non l'ho preso. Però comunque, cioè, vale la pena provarlo? Sì, anche perché l'ho pagato tipo 1,50€, quindi costa poco. Però non abbiate grandi aspettative, perché non è buono, purtroppo. Purtroppo non lo è, come potrebbe sembrare, perché ha questa confezione tutta carina, verde, blu, con tutti i disegnini e tutto, e poi non è buona. Altra cosa che vi volevo dire è che questi prodotti li ho presi, appunto, come dicevo all'inizio, in una fumetteria, diciamo, che si chiama OF, Oggetti Fantastici, che sta a Foligno, poi credo a Roma e non mi ricordo se sta ad altre parti. Comunque, visto che sta lì, credo, non so, che anche tipo a Roma ci siano cose del genere. Cioè, snack un po' particolari. Tipo, ad esempio, lì ci stavano anche i Twinkies, poi altre cose, anche cose in lattina da bere, che io ho preso e vi mostrerò in un altro video. E a parte questo, boh. Quindi, Glico Mikado, cioè i Mikado della Glico, che cosa ho detto? Bene. Quelli lì che ho provato prima vi consiglio di provarli. Sono buoni, non sono niente di particolare, però secondo me come snack, come tipo per gli aperitivi o così, tanto per da provare, sono buoni. Magari quando li provate abbiate con voi un pochino d'acqua, e soprattutto se non tollerate tanto il piccante, non so effettivamente quanto consigliarveli, perché potrebbero disturbarvi.
Comunque, poi vi volevo dire altra cosa importantissima che non vorrei dimenticare. Adesso io vado in cucina e provo a mettere questa cosa di zucchero, questa. La provo a mettere nel caffè perché comunque è di zucchero. Vabbè, ovviamente vado a togliere questa polvere ambigua di mela e mora, tra virgolette. E invece la polvere che vi faccio rivedere, perché prima l'ho mostrata, ovviamente. Questa polvere che sembra tutto tranne polvere, sembra tipo qualcosa di residuo da una fabbrica nucleare, cioè lasciamo perdere. Non sembra neanche una roba da mangiare vista così. Non so se ci rendiamo conto. Allora, e poi un'altra cosa che devo farvi vedere è questo. Cioè la mia lingua sembra tipo che ci ho messo l'acqua ramata. L'acqua ramata, come si chiama in italiano? Si chiama acqua ramata? Boh, quella cosa che si mette sulle piante. Spero che voi abbiate capito. Comunque, questo è quanto, spero di aver detto tutto quello che poi non ho registrato. A parte il fatto che qua ho fatto un casino, mi è caduta la polvere, adesso devo anche pulire il tavolo, sì. Che bello, vero? E tra l'altro i Mikado, quelli che vi ho mostrato prima, li ho presi tra le cose tipo in scadenza, diciamo. Infatti li ho pagati un pochino meno, credo tipo 1,50 euro, perché scadevano a breve rispetto a quando li ho presi. Infatti sono scaduti, però comunque sono scaduti poco tempo fa, quindi niente di grave. Beh, ovviamente se fossero scaduti tipo un anno e mezzo fa e cose del genere, già sarebbe stato diverso. Però comunque sono confezionati, quindi non c'è nessun problema. E quindi credo di aver detto tutto a riguardo questi due snack, se non che questo odora solo di zucchero, neanche di frutta. Mi ha illuso di nuovo una confezione bella, cioè questo perché noi siamo schiavi del marketing, tra cui io sono la prima, perché effettivamente queste confezioni, cioè, non si può dire che non sono belle, però buone un po' meno. Comunque adesso vorrò fare questo esperimento e quindi vi saluto, vi consiglio di provare i Mikado, questi qui che vi ho fatto vedere, perché i Mikado salati non li avevo mai visti. Questa un po' meno, però se vi piacciono le caramelle e zuccheri in generale, provatelo perché avrete una dolce rivelazione in tutti i sensi. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete mai visto queste cose, provate o non so, se avete intenzione di provarle. E se magari sapete dove trovare altri snack così, cioè negozi fisici, perché online, vabbè, cioè quello lo so, però mi piace magari andare in giro e trovare queste robe a caso, diciamo. E quindi niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!